dove al suo centro la popolazione diventa sempre più anziana non abbia ospedali o centri dove andare. È chiaro che una razionalizzazione non ci vede contrari, ma è chiaro che vogliamo discutere, vogliamo che effettivamente questa rivoluzione, che sia il presidente regionale che altri, il vicepresidente, parla di una rivoluzione nella sanità, sia un fatto concreto, eliminando la piaga della Campania, che è la regione dove l'assistenza sanitaria è per lo più negata e ci costringe ad essere una regione che spende molto, ma che in effetti poi nei risultati dà poco. Uno di questi diritti negati, risultati miseri, è proprio quello dei bambini trapiantati, che sono costretti, poiché al Monardi, che è un ospedale specializzato, ricordo che era l'ospedale punta di diamante della sanità nazionale in questo settore, i bambini non possono essere trapiantati e sono costretti, con una enormi problemi, con una situazione incredibile, a doversi trasferire e chiedere di entrare nelle liste di attesa di altre regioni. Ma il governatore Di Luca è facile, diciamo, di presiedere i processi che dovrebbe presiedere, di occuparsi delle problematiche che ci sono, di assolvere al compito che ha come presidente della regione, perché la regione ha il compito di programmare ed è evidente che questa programmazione non ha soddisfatto una serie di esigenze. Dal nostro piccolo spaccato possiamo dire che avevamo un centro di eccellenza che negli ultimi 4 anni è stato un po' alla volta smantellato, fino ad aver addirittura chiuso l'attività di trapianto pediatrico, e attualmente mantiene l'assistenza ai trapiantati, ma in una situazione, una dimensione molto poco organizzata, senza percorsi iscritti, eccetera. La regione dovrebbe occuparsi che l'azienda ospedaliera garantisca l'assistenza di qualità, la dignità anche ai nostri figli, perché voglio dire, non ci hanno mai chiuso le porte in faccia, anzi, l'azienda in caso di emergenza trova la stanza e c'è, e ci mette a disposizione il personale, tutti i medici, infermieri assolutamente qualificati, ma che di volta in volta si devono organizzare per riuscire a risolvere l'emergenza. Sono 4 anni, non sono 3 mesi che ne parliamo, in 4 anni tra programmazione, pianificazione aziendale, eccetera, il problema avrebbe potuto essere tranquillamente risolto. Per cui l'appello è: il governatore della regione Campania deve farsi carico dei processi che gli competono. Fino ad oggi non lo ha fatto. Avvocato Spirito, il segretario prima parlava di razionalizzazione dei centri di nosocomi in linea generale, però poi parlava di vicinanza alla gente sostanzialmente. Non confliggono queste due affermazioni? Allora, queste due affermazioni confliggono nella misura in cui questo processo di trasformazione di un'azienda sanitaria che è attualmente in atto non è stato fatto garantendo quella che è una continuità assistenziale. Cioè, noi abbiamo da un lato due criticità che si stanno contrapponendo, che sono i nosocomi, i napoletani, i residi sul territorio in grandissima sofferenza con carenze di personale e comunque in caso organizzative. Dall'altra parte abbiamo una struttura modernissima, la quale però, per quanto noi possiamo evincere da un esame delle liste d'attesa, dalla pubblicazione delle liste d'attesa dell'ospedale del mare, in questo momento ha un livello di sottoproduttività, diciamo così. E quindi se l'ospedale del mare non entra pienamente in funzione, ecco che tutto quello che è stato tolto in altre strutture sul territorio finiscono per essere caratterizzate da una gravissima criticità. Siamo all'esterno della sede di Federconsumatori Campania, dove si è appena tenuta la conferenza stampa dove è stato presentato il ricorso avverso la Regione Campania per la chiusura e la razionalizzazione dei tanti nosocomi presenti in città. A breve ci sarà anche una grossa manifestazione il giorno 18, ci è stata preannunciata alle ore 17 davanti all'ospedale Loreto Mare, il concentramento per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisani.